Grazie a Action Group e alla Fondazione per averci invitato a questo convegno. Io ne ho fatto uno simile a Milano il mese di marzo e faceva più caldo di adesso, quindi una notazione meteorologica. Io mi sono occupato sin da quando ho cominciato a disegnare prodotti. Io non sono un architetto, ma sono un designer puro. Ho studiato design, non ho studiato architettura. E sin da quando ho cominciato a disegnare mi sono occupato di bagno, per le vicende della vita, per casi. E ho disegnato un po' di tutto nel bagno, dalle piastrelle ai box doccia, ai sanitari, alle vasche, accessori da bagno, specchi, insomma tutto quello che entra nel bagno, per cui ho accumulato una notevole esperienza su questa stanza che... Abbiamo una giovane leva. Ho accumulato, dicevo, una notevole esperienza in questo settore. Al di là di quello che si dice sempre, no? Cioè che nella casa una volta si faceva vedere il salotto buono, come si diceva a Milano, poi si è passati a far vedere la cucina componibile, e da un po' di anni si dice il bagno è lo status symbol dell'abitazione. Io ho alcune perplessità su queste cose, perché la struttura del bagno, poi vi racconterò un po', è un po' diversa da quella di un salotto ed è anche un po' diversa da quella di una cucina, anche se in parte le cucine hanno delle similitudini col bagno, no? Allora, io il mio intervento l'ho intitolato Il bagno una macchina complessa. Perché? Perché ristrutturare un bagno costa quasi come un'automobile, costa dai 20 ai 30 mila euro. La piccola differenza che c'è tra un'automobile e un bagno è un paragone un po' improprio, però è che l'automobile vai dal concessionario, la ordini, la ritiri e la parcheggi sotto casa. Il bagno invece è molto più complicato. Devi andare, scegliere i componenti che sono fatti da un certo numero di aziende, anzi parecchie aziende. Oltre a sceglierli, devi fare un layout della stanza e devi poi installarli. E lì poi ci sono tutti i problemi che nascono dal bagno. Tra l'altro la differenza tra un bagno e un'automobile è che dietro un'automobile ci sono degli investimenti che rispetto al bagno sono stratosferici, un po' perché la Fiat o la Volkswagen o quello che è, un'azienda unica, anche se usa subfornitori, tutto quello che vuoi. Il bagno invece è fatto da tante aziende, molte volte piccole, che non hanno possibilità di fare grossi investimenti e non riescono a lavorare insieme normalmente. Quindi, come dicevo, bisogna fare un layout della stanza, bisogna scegliere i componenti, devi andare in un negozio a scegliere, a vedere, toccare per mano e poi alla fine devi installare. Installare vuol dire che devi far entrare dentro nella casa un idraulico, un elettricista, un posatore di piastrelle o di un altro rivestimento. Cioè nel bagno non si usano solo le piastrelle, anche se ancora adesso le piastrelle rappresentano probabilmente il 90% dei rivestimenti. Queste sono alcuni layout di bagni esistenti. Il grosso problema del bagno è che quando ristrutturi, se lo fai una volta nella vita è già tanto. Di solito si ristruttura il bagno quando si cambia casa. Chi ha fatto un bagno mentre era dentro e abitava nella casa non lo fa mai più, perché il disagio è veramente tanto, appunto perché entrano dentro tutta una serie di problemi. Il più grosso è la polvere e il rumore.
Il bagno è una macchina complessa proprio perché tutti i componenti vanno installati e i prodotti da soli non sono come dei pezzi, sono come le gomme dell'automobile. Ci puoi giocare, ci puoi fare le cose per gli attracchi delle barche, per limitare i danni, ma i sanitari, per esempio, hanno bisogno dei rubinetti per funzionare, sennò sono dei pezzi inutili. Un mio amico che ha lavorato tantissimo nel settore dei sanitari in porcellana mi diceva sempre la porcellana è un semilavorato che poi dopo va adattato alle tue esigenze. Nella stanza da bagno, tra le altre, entrano una miriade di prodotti con tantissime tecnologie differenti. Cioè, tanto per fare un elenco dettagliato, i sanitari vengono fatti principalmente in porcellana, in gres fine, che è un materiale con la porosità più elevata della porcellana, oppure adesso vengono usate queste resine addizionate con polveri di marmo che sono stampate, colate o lavorate. I mobili sono di legno, di laminato, laccati in marmo, con parti di metallo, di vetro, eccetera. Gli accessori sono di cristallo, di vetro, vengono fatti in termoplastica, quindi a iniezione, in termoindurenti, vengono ricavati da barra metallica, da metallo stampato, in ottone leghe e in legno. Le vasche una volta erano unicamente in ghisa, pesavano, l'ira di Dio, 300 kg mi sembra una vasca, e venivano poi smaltate. Venivano smaltate prima della vendita, ovviamente. Adesso vengono fatte principalmente in metacrilato, che è termoformato e viene rinforzato con resine. Oppure sono fatte anche qui vasche di polveri di marmo addizionate a resine, che però hanno dei costi molto elevati e della produzione molto bassa dal punto di vista quantitativo. I box doccia derivano dalla lavorazione del cristallo, della plastica. Adesso si usano moltissimo questi box doccia attrezzati, però comunque diciamo, le pareti di solito sono trasparenti di cristallo. I rubinetti, anche lì ci sono una miriade di tecnologie, perché i rubinetti vengono fatti dallo stampaggio dell'ottone, dalla fusione dell'ottone, dalla lavorazione, dalla cromatura, vengono fatti in acciaio, inox, vengono ricavati da barra. Quindi tutta una serie di... alcune maniglie sono in ABS stampato, anche quello poi cromato, e così andare. L'illuminazione è di vetro stampato, con dentro c'è le lampade, la luce alogena o quant'altro. Gli specchi poi hanno anche quelli lavorazioni diverse, perché lo specchio viene molato, viene lavorato, viene tagliato. Quindi io penso che il bagno sia molto propedeutico. Infatti quando vado nelle università dico sempre che bisognerebbe far fare agli studenti, far disegnare un bagno, perché il bagno nel suo insieme, perché imparano tutte queste tecnologie. Quali sono veramente le innovazioni nel bagno, che è un ambiente abbastanza fermo? Le innovazioni sono poco materiche, salvo queste resine colate, che però non danno dei grandi vantaggi dal punto di vista produttivo e neanche dal punto di vista dei costi. Sono poche le innovazioni tipologiche, perché il bagno è una stanza quasi immobile dal punto di vista di come è il layout della stanza. Sono poche le innovazioni nel modo d'uso e pochissime le innovazioni della distribuzione del bagno, che è un altro degli argomenti difficili. Dicevo, sono poche le innovazioni materiche. Ci sono due immagini che voi vedete, quella a sinistra sono delle vecchie vasche decorate della fine del secolo del 1800, probabilmente primi del 900, e quella che vedete a destra invece è un'immagine di una vasca molto raffinata in un ambiente minimalista. Però la differenza tra fare il bagno in quella vasca e fare il bagno in questa vasca non esiste.
questo è uno degli avanzi che ha preso il compasso d'oro, l'ultimo compasso d'oro nel 2011, è in resina. E quindi qui c'è un'innovazione dal punto di vista del materiale ed anche del modo in cui il lavabo è posto, però in compenso è molto complicato, molto costoso, richiede un rubinetto da terra che non tutti possono mettere, quindi ho delle perplessità sulle vendite di questi oggetti. Altri lavabi, per dire, rispetto a quelle due bacinelle che vedete sopra, decorate negli anni sempre dei primi del secolo, che sono abbastanza divertenti, però lavarsi in quelle bacinelle o lavarsi in questi lavabi sotto, altri due prodotti che sono stati selezionati per il compasso d'oro, ma che non hanno preso il compasso d'oro, non c'è molta differenza. È sempre il modo di usare il lavabo è sempre uguale. Anche qua, tra quel vecchio lavabo di pietra di un casolare di non so quale struttura e questi lavabi così minimalisti, raffinati, con il sottoimmobile in legno, non cambia molto. È sempre lo stesso modo d'uso. Non parliamo del vaso e del bidet, che rispetto ai due nella colonna di destra e quelli della colonna di sinistra hanno esattamente le stesse funzioni. Forse sono più divertenti anche quelli di sinistra, nel senso che erano decorati. Certo non sono dei pezzi di design. Non parliamo poi delle cabine doccia attrezzate, multiuso, no? Dove uno dovrebbe fare dentro la sauna addirittura o il bagno turco, cosa che sulla quale ho sempre delle perplessità. Però rispetto a quella signora che nel 1800 faceva bagno vestita perché si usava così, e la cabina doccia lì multifunzione dove c'è l'idromassaggio, cosa è cambiato? Poco. E lo stesso vale per il soffione da doccia, quello là fatto artigianalmente probabilmente in Brasile o qualcosa, in un posto all'aperto, non è molto diverso da quello sotto, che pure costerà l'ira di Dio ed ha le stesse funzioni. A un certo punto, alla fine degli anni 80, è venuta fuori questa mania dell'idromassaggio. Anche io stesso ci sono caduto, anche perché ne ho disegnate più di una di vasche a idromassaggio, e me la sono messa anche in casa, quando ho cambiato casa. L'ho usata una volta e poi non l'ho più usata. Tant'è vero che adesso è in un certo modo, in un qual modo è un po' in disuso, anche perché all'interno del tubi che portano l'acqua per fare l'idromassaggio, se non la usi per un anno si formano dentro delle impurità che poi quando la metti in funzione è una cosa disastrosa dal punto di vista igienico. Però anche qua, rispetto a quella vasca con i piedini classica degli anni 30, le funzioni sono sempre le stesse. Poi si parla tanto di wellness center in casa, ma uno in casa, chi è che ha la possibilità di farsi una mini piscina con zona bagno turco? Cioè ci vuole un appartamento in cui puoi fare il soggiorno nell'appartamento vicino. Ecco, io penso che la vera innovazione nel bagno sia purtroppo stata la vera e unica grande innovazione nel bagno. Questa è una cosa un po' provocatoria, però è così. Cioè il sifone ha veramente rivoluzionato il bagno. Chi ha inventato il sifone avrebbe dovuto dargli il Nobel del non so di che cosa, perché veramente ha cambiato l'igiene della casa. Pensate che ancora alla fine nei primi anni 50 in moltissime case di contadini di campagna non c'era il bagno, cioè il bagno era una casetta fuori dove si andava a fare le cose che si fanno nei gabinetti, isolato, e non c'era un recupero delle deiezioni. Poi nel bagno si spreca un sacco di acqua potabile ed è una cosa assurda. Pensate che ancora adesso mi sembra che la cassetta per tirare l'acqua, come si dice, usa 5 litri d'acqua ogni volta, acqua potabile. Qui ho messo dei dati
del 2010, perché sono gli ultimi che ho trovato, il consumo medio dell'acqua in Italia è di, come sempre siamo all'avanguardia, noi come coi telefonini, no? Ne abbiamo tre a testa. In Italia si consumano 152 metri cubi d'acqua pro capite all'anno, in Spagna 127, in Francia 113, in Inghilterra sono forse un po' più sporchi di noi, dicono, ne si usa 62. Allora io dieci anni fa avevo inventato con un mio collega che fa ingegnerizzazione dei prodotti questo vaso che riciclava l'acqua con un sistema molto semplice, cioè un piccolo depuratore domestico, costi molto accessibili, avevamo fatto il business plan di come poterlo produrre, quanto costava. Siamo andati in giro per il mondo, io conoscevo praticamente tutte le aziende che fanno bagni e che fanno cassette, che fanno cose del genere, e tutti hanno detto bello, 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 ma nessuno l'ha voluto mettere in produzione. Questo sistema consentiva di risparmiare 100 volte, cioè tu tiravi l'acqua 100 volte con la stessa acqua, cioè con 10 litri di acqua tu lo usavi 10 litri per 100 volte, quindi risparmiavi 100 volte l'acqua che butti via, no? Perché tu tiri l'acqua va via ed è consumata, ed è un bene. Voi tutti sapete che l'acqua è uno dei beni più preziosi che si sta consumando in modo drammatico nel mondo. Ci sono addirittura non so quante miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua, e noi buttiamo via tutte le volte dai 5 ai 10 litri d'acqua, dipende da quando il bagno è stato installato, ed è un peccato. Anche il bagno è sbagliato come disposizione, no? Perché quella piantina che vedete è la classica disposizione, vasca, due lavabi, è un vaso, un bidet. In realtà il vaso bidet, igienicamente parlando, dovrebbero essere messi in una stanzetta separata per una questione igienica, lo capiscono tutti, in molti paesi lo fanno, in Italia non si usa perché è sempre stato messo tutto insieme, ma anche qua non ci sono innovazioni. Nella rubinetteria la grande innovazione è stata l'invenzione della cartuccia ceramica negli anni 70, fu inventata dall'American Standard, in Italia si chiama Idea Standard, mai adottata negli Stati Uniti, perché il grosso problema della cartuccia è che, avendo dei fori di ingresso e di miscelazione dell'acqua molto piccoli, è molto rumorosa. Quindi in America, dove la pressione di esercizio degli impianti è molto più elevata che in Italia, è 5 volte quello che si usa in Europa, facevano dei fischi pazzeschi. Quindi hanno detto, ma vendiamolo in Europa. Infatti fu venduto dalla Idea Standard per tantissimi anni il famoso Ceramix, che poi dopo è scaduto il brevetto, fu adottato da tutti. Però ha questo difetto, ha il difetto di essere rumoroso. E purtroppo non ci si può fare niente. Ecco, qui una grande innovazione è quella di questa Dyson, che non so se conoscete, quella che ha inventato quell'asciugamani che si chiama Airblade, che asciuga molto rapidamente le mani. Hanno inventato un rubinetto, questo io purtroppo ho trovato solo questa foto, quello che vedete sopra è la bocca d'erogazione, sotto c'è una pompa e le due cose di fianco sono due fessure di aria, cioè funziona come quello che asciuga in verticale, solo che qua metti le mani sotto, e mi è sembrata una cosa piuttosto innovativa, perché loro sostengono che in 12 secondi ci si asciuga le mani. Quindi in una casa si potrebbe eliminare l'asciugamano, quindi l'asciugamano, se lo elimini, vuol dire che non lo devi lavare, non consumi acqua, consumerai un pochino di energia elettrica, però per 12 secondi credo che sia molto meno che quello che consuma una lavatrice. Anche la distribuzione è dei prodotti sanitari arcaica, perché ci sono tanti produttori che vendono dei grossisti, che poi vendono a dei dettaglianti, che poi vendono all'idraulico. Tanto è vero che moltissima gente, quando si rifà il bagno, non va da un architetto, anche perché ha paura dell'architetto, c'è una figura un po' carismatica, un po' difficile. Vanno dall'idraulico, il quale gli porta dal suo dettagliante e gli vende quello che vuole lui. È un sistema che penalizza ovviamente l'innovazione, perché l'idraulico pensa solo a quanto tempo ci mette a installare un bagno.
Dice, io ci metto 4 ore e fatturo 4 ore. Se ci devo mettere un giorno, non può fatturare un giorno di lavoro, perché il cliente dice, tu mi monti il bagno, tot. E concludo dicendo, quali sono state poi queste innovazioni? Ho messo un punto di domanda e chiedo a voi e chiedo anche a Francesco, che è anche uno che ha disegnato molto nel bagno, quali sono queste innovazioni. Io credo che la vera innovazione nel bagno sarebbe quella di vendere il bagno come fosse un'automobile, cioè una sola azienda che fa tutto e che vende tutto il pacchetto, quindi con dei risparmi molto forti. Certo, è difficile perché le aziende non vogliono mettersi insieme e ci sono tutta una serie di problemi di distribuzione e poi anche di gelosie, no, tra aziende. Cioè uno dice, ma io ho 1000 rivenditori in Italia, perché devo dirti quali sono i miei rivenditori, che poi lo sanno tutti. Però questo è il ragionamento che fanno le aziende del bagno. Grazie per aver ascoltato e poi se avrete delle domande sono a disposizione. Grazie. Grazie Ambrogio Rossari. Se volete anche brevemente possiamo fare delle domande al volo, a caldo. In effetti una ce l'avrei anch'io, forse anche per... in realtà la cosa percepita, quella della tecnologia che in effetti non riesce forse a dare un'elevazione così alta a questo settore, è vero, però quella percepita è che si è disgregato molto, cioè si è allargato molto, è entrato anche in ambiti della casa e poi all'interno questa separazione di cui dicevo prima, la zona del lavabo che finisce per essere molto articolata con tanti prodotti. VCBD abbiamo detto, materia principale è quella della ceramica, però si sono poi viste anche altre materie, ma da quella del metallo ad altri eccetera, e così nelle vasche da bagno ancora di più. Allora questa situazione finisce sicuramente per fare per avere un'accelerazione tecnologica più sul cambiamento dei materiali che non su quello dell'uso finisce ed è ancora il luogo dove queste funzioni sono insieme. Se si separano, come succede in alcuni hotel, per esempio quello del WC che viene separato dalla stanza, può diventare favorevole e creare, e per il cambiamento di materiali o per esempio per la tecnologia, forse un passo in avanti. Quindi è possibile immaginarlo più disgregato, più suddiviso? Io penso di sì. Cioè, è difficile perché appunto le aziende sono legate a una tradizione, no? La tradizione è quella. E quindi non sono molto ricettive, salvo alcune, perché ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, no? Certo. Come in tutti i settori, no? Certo che l'installazione, il bagno va installato e quindi questo è una grossa cosa. Dicevo prima che nell'intervista che tu ti compri un divano, arrivi a casa, lo sballi, lo metti lì, dici no, non mi piace così, lo giro qua, lo metto lì. Compri una lampada di design o non di design, ma insomma arrivi a casa, la infili nella presa, dici no, ma no, fa troppa luce qua, lo sposto nell'angolo là. Ma il bagno, quando l'hai messo lì, è lì e ti rimane lì per minimo 20 anni. Tant'è vero che occupandomi di bagni da tanti anni, quando giro negli alberghi capisco quando è stato fatto il bagno, dai sanitari che ci sono, dalle piastrelle che ci sono, perché vengono da tutto datato, no? Perché la gente prima di rifare il bagno ci pensa su tanto e quindi il settore si frena e si tende a... Forse bisognerebbe inventare un sistema di arrivare nel bagno e montarlo in un giorno. Uno ti monta un bagno, compreso i rivestimenti, compreso i sanitari, e forse allora sarebbe magari una mezza rivoluzione. Anche no, se abbiamo poi, ovviamente la scuola degli installatori. Sì, anche se poi l'uso è sempre quello, no? Cioè ci si lava la parte sopra del corpo sul lavabo, ci si lava la parte sotto, ci si lava il corpo nella vasca o nella doccia, insomma sono quelle, non è che ci sono tanti modi di uscirne. Qualche domanda? Prego. Ma questo succede già in parte, no? Vasche
Sì, c'è della gente che per esempio la vasca la mette, esatto, in camera da letto, e io lo trovo anche divertente. Lavandino, lavello si fa già da molto, vasca meno, però si fa anche quello, per cui dico dividere proprio il water, il bidet magari, oppure il bidet integrato al water con la doccetta, oppure il water, per cui queste piccole differenze ci sono, innovazione, sì, sì, tra virgolette, no? Perché la vasca probabilmente una volta era in camera, era, e non era una stanza da bagno, ma era proprio nel locale, sì, del bagno, nelle stanze, che non, perché il bagno era fuori, no? Certo. Per certo. Cui diciamo che oltre separare, integrare anche, sì, non è, alcuni pezzi, alcuni elementi del bagno. Sì, 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 io credo, e ho visto dei bagni, delle vasche installate nelle stanze da letto. Certo, devi avere una stanza da letto di una certa misura, più devi fare un lavoro non così semplice, cioè se ti ristrutturi la casa ex novo, cioè ti sei comprato una casa e devi entrare dentro, lo puoi fare. Quando hai già una struttura esistente, poi con le strutture delle case, dei centri storici italiani, per esempio, i bagni sono sempre piccolissimi perché sono ricavati da parti di stanze, no? Perché i muri sono quelli che sono, e quindi non è così semplice, però si fa, ed è già una innovazione, se si vuole. Grazie. Grazie a tutti.